A Ferrara, vittoria meritata e altro esame superato a pieni voti. 12 giorni senza giocare, non ci sono state ripercussioni, come se l'11 di Baldini non si fosse mai fermato. Ancora una volta cambi illuminati, nella ripresa tante occasioni e qui bisogna migliorare. Solito spirito unito ad una solidità sempre più caratteristica peculiare dei biancazzurri, oltre naturalmente ad una condizione fisica che nei secondi tempi fa sempre la differenza. Il Pescara si conferma squadra, audace, coraggiosa, ma nel contempo ordinata. Di qui l'equilibrio tattico, che non significa non essere propositivi. Nelle ultime stagioni, tranne che nella prima parte dell'era Colombo, i biancazzurri hanno sempre preso gol con troppa facilità. Quest'anno il trend sembra essere decisamente cambiato. C'è una grande attenzione alla fase difensiva. Ecco spiegate le 4 gare su 9 senza subire reti. In sintesi, tanta compattezza, restando però sempre offensivi. A Ferrara vittoria ineccepibile e anche stretta per le tante situazioni create nella ripresa, concedendo di fatto nulla alla SPAL. Nei primi 45 minuti i biancazzurri fanno la partita senza riuscire a trovare la giocata vincente. SPAL arroccata con 5 difensori e una mediana folta, spazi difficili da trovare. Pescara con pazienza ed equilibrio, poi ci pensano i subentranti all'intervallo triplo cambio per dare più dinamismo, spinta, soprattutto qualità con Merola in evidente crescita. Il ricamo per Cangiano, che spreca da 0 metri l'impossibile, vale da solo il prezzo del biglietto. Bene lo stesso De Marco, prima da mezzala, poi da play, quando squizzato, buona prova, e rimpiazzato da Meazzi. Stessa cosa dicasi per Ferraris, che da calcio d'angolo propizia la rete decisiva di Riccardo Brosco, complice il portiere di casa Melgrati. Il capitano non sbaglia nulla, gioca la sua migliore partita. Al suo attivo anche un intervento a dir poco provvidenziale su Aua dopo un'uscita rischiosa di Plizzari. Tuttora imbattuto, il Pescara si tiene stretto il primo posto in classifica con una gara da recuperare. 23 punti in 9 giornate, 4 successi di fila e ben 5 vittorie su 5 fuori casa. Numeri importanti che solo 2 mesi fa erano francamente inimmaginabili.